Evitiamo di bestemmiare che stiamo entrando al Media World. Tanto l'avrete già capito dal titolo, perché sono... Andiamo a comprare l'ultimo iPod. Ragazzi, prima meta Media World, delusione 100%. Ora andiamo al Carrefour a cercare... Ora siamo qua al Carrefour. In pratica, dire, sì, al telefono mi hanno detto che c'era e poi hanno guardato bene e non c'era. Non c'era. Vabbè, noi ora andiamo... Ce la fai a guidare, a fare le riprese. Sì. Ora noi andiamo nel grande parcheggio sotterraneo. Nel sottoscala. La mettiamo all'ombra. Del Carrefour di Lucca. E ci sentiamo dopo. E adesso diciamo che Dio ce la mandi buona, perché questa è l'ultima chance. Poi ci siamo lasciati a vedere della roba per sé. Scale mobili tattiche. Scale mobili, il classico. E noi ci sentiamo dopo. Fa le scale alla rovescia. E fu così che ce la fece. Ecco Omar alle prese con le scarpe. Ora fa queste. Questa va bene, ok, la misura è giusta. Sì, sì. Non ho trovato quello che cercavo. Io invece ho trovato calzine e scarpe. Io invece su c'avevo la versione quella prima, quella premium, la premium, quella base, via, non serviva a nulla. Quanti vasetti di cioccolata? Da che siamo partiti per una cosa smart band, diciamo, guardate là, qui siamo a livello, qui si ingrassa. Allora, come delle bestie. Allora io sarei nell'ottica di prendere il Lindt. Sì, quello è fondente e quello penso sia al latte. Però un attimo, perché sono nell'imbarazzo della scelta qui. Siamo schizzati al Carrefour, direzione cassa. Ora volete assistere a Omar che si tronca allora, tutto? In pratica questa è l'ascesa regolare, lui fa quella al contrario. Ecco, quindi datti una mossa. Andiamo proprio bene. Di carbatura a fatica ragazzo. Ti sei stancato un po'? E riparto. Come si sente, signor Omar, nell'affrontare questa cosa all'incontrario? Non si arriva mai alla fine, si sale. E ha vinto un carrello pieno di spesa. Sì. Direttamente al Carrefour di Lucca. Al Carrefour di Lucca. Non ha bisogno di presentazione in questa zona. No, le mura di Lucca. È un po' come dire Pisa, a turismo più o meno. Ultima chance, siamo arrivati a Pisa. Ora andiamo al Carrefour di Pisa e vediamo, ultima chance. E adesso siamo arrivati qua a San Giuliano Carrefour. Vediamo un po' se questa è la volta buona. Che troviamo l'oggetto del desiderio. Perché se no ci sarebbe il Carrefour non tanto distante da qui e vediamo. Il Media World. Il Media World, giusto, giusto. Meno male c'ho qui il mitico Omar che mi corregge sempre. Ragazzi, non è neanche qui. Compensa abbiamo comprato di tutto e di più. Un'altra destinazione è fra 8 minuti. Manca solo da comprare la Kuga e la e piselli e poi si è comprato tutto. Davvero, si è comprato veramente tutto. E adesso andiamo al Media World. Allora, Michi, diciamo qual è anche uno dei problemi di girare per supermercati. Che uno parte... Dice, va al supermercato a prendere al Carrefour come ad altre marche, quindi non è una colpa del Carrefour. E poi compra un sacco di cose. Sì, in più. Cioè vai, vado a comprare l'acqua al supermercato. Arrivi al supermercato col carrello, siccome l'acqua di solito è in fondo, a lì che arrivi a prendere l'acqua, al reparto dell'acqua. Qui la macchina. Cioè, sì, però ti spiegavo agli spettatori che praticamente prima di arrivare all'acqua vedi tante di quelle cazzate, cose, ma vai, fammi prendere, compri, cioè, e quindi alla fine l'acqua non la compri, però compri tutto il resto, monte di altre cose che allora ne puoi fare anche meno. Avviare il navigatore. Sì, procediamo verso il Media World per vedere se troviamo ciò che... Scusate. Adesso proviamo questa ultima chance.
siamo in pratica siamo arrivati al Media World vicino Cisanello, presso a poco, e vediamo un po' se lo riesco a trovare qui questo benedetto smartwatch, smartband. Niente, neanche qui, tutti la solita risposta danno, ne avevamo una marea, abbiamo venduto tutti. Ora mi è rimasto l'ultima chance, tempo permettendo, che dovrebbe essere Comet. Proviamo, intanto mi avvicino alla macchina, poi vediamo. Ragazzi, e solo dopo aver imboccato da Firenze a Pisa Livorno le mie speranze cascano. Oramai l'avete vista anche voi, quanti negozi ho girato. E va a ruba con quell'oggetto lì. Caspita. In compenso torniamo. Ora torniamo perché. No, torniamo però con le barattolini della Nutella, almeno quella. Ci consoleremo con la Nutella, ecco la cosa più. Quindi domani tutti a far merenda da Omar. Sì, venite, pane e Nutella a gratis. Com'è dura fare l'avventura? Ragazzi, questa è da antologia. Come avete visto, ho fatto diversi chilometri questo pomeriggio in compagnia di Omar. Ora Omar l'ho riportato a casa perché aveva dei suoi impegni e mi è venuto un dubbio alla fine, dopo una giornata che non ho riuscito a trovare la Mi Band 4, era di provare l'Euronics, sapendo che l'Euronics non commercializzava la Xiaomi. Invece, come potete vedere, ce l'aveva pagata 5 euro in più. Vabbè, averlo saputo prima sarei venuto direttamente qui all'Euronics. Ora vado a casa, l'accendo, vedo come funziona e poi fa qualche giorno, non dico che farò una recensione perché chiaramente la recensione è già su diversi siti e anche su diversi video di YouTube. Magari vi darò le mie prime impressioni e come mi sono trovato. Quindi a questo punto qui, con la Xiaomi Mi Band 4, il video termina qua. Ciao ragazzi! Questo chiaramente mi servirà di lezione per un prossimo futuro, che anche se ho un dubbio che in quel negozio l'oggetto che cerco non lo trovo, non mi costa nulla telefonare, anche perché io sono anche molto vicino all'Euronics e potevo venirci anche tranquillamente a piedi. E invece ho mangiato un sacco di chilometri oggi, abbiamo marciato parecchio, vabbè, abbiamo fatto una girata, vabbè. Vi saluto nuovamente e alla prossima!